Bene, a questo punto, visto che abbiamo sul tavolo il nostro futuro sindaco, darei la parola a Angelo Favaro. Grazie Piero, grazie Presidente. Gerardo Fabroni, grazie ai nostri rappresentanti politici a livello nazionale, a livello regionale, al futuro, spero, vicepresidente della giunta regionale, Renato Fisso. Imitando Piero Lambrusca, il futuro ministro dell'agricoltura, e poi esagerate. Questo è l'obiettivo principale. E comunque al presidente della commissione agricoltura del Senato e al nostro segretario regionale, primo provinciale, oltre che vicepresidente della provincia. Bene, tempo fa io, dopo lunghi dibattiti, ho accettato di essere il candidato del PDL. E l'ho fatto non solo perché sono iscritto al PDL, perché ero iscritto a Forza Italia, ma l'ho fatto soprattutto perché sono convinto che il PDL è la forza politica più rappresentativa, più importante e la vera forza di governo. Però deve essere organizzata, deve lavorare, e devo dire che il vedere oggi la sala così piena in un movimento che è all'interno del PDL, che nasce per far crescere, credo, in maniera unitaria il PDL. Questo non deve essere un movimento contro nessuno, è a favore della crescita del PDL in tutta la sua complessità. Far sì che il PDL di Portogruaro diventi veramente una forza politica con tutte le sue anime, con tutte le sue caratterizzazioni, ma che sia veramente all'esterno unita nel presentare le capacità che i rappresentanti del PDL hanno di coprire tutti quei posti di responsabilità e di governo che un'amministrazione pubblica, in questo caso il nostro comune, può offrire. E quindi credo che sia importantissimo avere nei partiti questa dialettica, questa discussione interna, perché è il modo per sollecitare la crescita. Se tutti andassero d'accordo, probabilmente ognuno si siede, si riposa, mentre noi abbiamo davanti una campagna elettorale, credetemi, violentissima. Violentissima, perché se è vero che dopo 20 anni di, diciamo, fallimenti delle candidature del centrodestra a Portogruaro, questa volta il fallimento è stato relativo, cioè nel senso che non abbiamo vinto, ma non abbiamo neppure perso, e comunque un obiettivo l'abbiamo ottenuto. Bertoncello non è sindaco di Portogruaro. Noi andiamo alle elezioni, oggi andiamo alle elezioni in cui noi siamo, diciamo, non siamo in maggioranza, ma neppure Bertoncello, neppure l'altra parte può dichiarare di essere in maggioranza. E noi siamo politicamente più pesanti, siamo decisamente più pesanti delle forze politiche che può rappresentare un candidato che non ha più neanche il coraggio di presentarsi con il suo partito. Il PD non c'è, il Partito Democratico non esiste. Oggi attorno al candidato sindaco dell'altra parte non c'è una forza politica, ci sono una serie di liste del sindaco, liste del candidato, liste che avranno il loro peso, ma in realtà non sono capaci poi nella prospettiva futura di rappresentare una forza politica ampia che dialoga con la provincia, che dialoga con la regione, che dialoga con gli altri livelli di governo, anche a livello nazionale. Credo che questa è una cosa che noi dobbiamo far valere, e purtroppo noi partiti di centrodestra abbiamo un grande limite nella comunicazione. Noi non riusciamo ad essere così capillari, forse così cattivi, forse così falsi, perché parliamoci chiaro, noi non abbiamo il coraggio di dire le falsità e le bugie che Bertoncello va dicendo. Bertoncello e i suoi vanno, e i suoi direi ormai soldatini, perché quando i rappresentanti, diciamo i collaboratori primi del candidato sindaco sono dei dipendenti non pubblici, dei dipendenti della carica politica, non, sono persone che non lavorano e che sono a tempo pieno e che ricevono lo stipendio dal partito di fatto. Ecco, quando succedono queste cose è chiaro che loro corrono, mentre noi, secondo noi, le persone lavorano, hanno attività, hanno degli obiettivi, hanno degli impegni e dedicano alla politica non la professione,
ma la loro passione. Ecco. Noi dobbiamo continuare a mantenere questo rapporto tra la politica e l'amministrazione, cioè a continuare ad avere un rapporto di passione. Noi dobbiamo fare politica per passione, non per professione, ma però dobbiamo anche sapere che gli altri la stanno facendo per professione, quindi dobbiamo aggiungere alla nostra passione anche una migliore organizzazione, anche una maggiore convinzione. Molto spesso noi non abbiamo il coraggio di dire certe cose. Bertoncello dice, le dice tranquillamente, noi non abbiamo il coraggio. Dobbiamo cominciare ad organizzarci, a organizzarci nel territorio, a dire anche diciamo, assieme le cose che sono i principi del nostro programma. Noi abbiamo un programma, già l'anno scorso l'avevamo abbozzato, quest'anno lo stiamo perfezionando. Con questo programma dovremo avere tutte le armi per poter controbattere come squadra, perché noi siamo squadra, la squadra che comprende il PDL, comprende la Lega, comprende la lista civica, comprende altre liste che ci stanno sostenendo, ma siamo squadra di fronte, una squadra di partiti che hanno rappresentatività, che hanno forza di relazioni. Non siamo una squadra diciamo di gruppi personali. Ecco, questa forza di squadra dobbiamo farla valere, e il sapere che il PDL oggi un gruppo, una parte, un'anima diciamo di riflessione, di approfondimento del PDL riempie in questo modo la sala, bene, è direi quasi il segno che quei sondaggi che ci danno, perché dobbiamo dirlo chiaramente, i sondaggi ci danno vincitori, i sondaggi ci danno davanti anche a livello comunale. Immaginate quale può essere il valore della dichiarazione dell'altro candidato che dice io sono al 70%, cioè, ma vi rendete conto? Vuol dire aver portato la bugia all'estremo, vuol dire voler pretendere di convincere i cittadini che lui ormai ha vinto. In realtà chi ha la prospettiva, la possibilità reale di vincere siamo noi, perché abbiamo il traino delle regionali dove siamo chiaramente in netta maggioranza. Siamo vincitori anche perché noi siamo squadre e non singoli. Grazie e buon lavoro a tutti.